tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. In una scuola della provincia di Torino, alcuni studenti riprendevano i loro professori con i cellulari durante le lezioni. Poi facevano circolare i filmati anche su WhatsApp, accompagnati da frasi di scherno. Un insegnante, avendo notato gli studenti ridere verso di lui con gli smartphone in mano, ha sequestrato i cellulari e ha controllato il loro contenuto, scoprendo le conversazioni in corso su un gruppo WhatsApp. Alcuni di loro sono poi stati sospesi per alcuni giorni con un provvedimento firmato dalla dirigente. Secondo voi, hanno fatto bene a sospenderli? So ragazzi, cioè, non lo so, sì, le ho fatte anch'io, non c'era WhatsApp, però nel senso ce li prendevamo anche noi per sedere il professore, quindi boh, se ti beccano forse è giusto che la paghi, non so, penso così. Nel caso specifico del sequestrare il telefono e controllare contenuti, pensi che ci sia la privacy del ragazzo o comunque magari essendo minorenni ci vuole un controllo da parte dei docenti? Secondo me non dovrebbero portare i telefoni a scuola. Poi dal momento che tu dovresti stare a lezione, sei un minorenne poi oltretutto, cioè io sono da professore in quel momento ho la tutela del minorenne, del minore, quindi automaticamente devo prendermi, cioè non lo so, metti che... Sì, l'avrei sequestrato anch'io probabilmente. Qualcuno sostiene che la frattura tra scuola e famiglie è una delle principali cause del degrado del nostro paese. Tu sei d'accordo? I genitori forse sono troppo protettivi adesso, i giorni odierni forse. Se fare il professore non è facile, io non ero il migliore degli alunni, però voglio dire adesso che forse magari si cresce un po', capisci che non è il lavoro più facile del mondo, quindi... Bisognerebbe forse capire un po' di più il lato professore che il lato famiglie e lasciare magari anche un pochino più di decisione, diciamo, ai professori, una roba del genere. Così. Secondo me sì, perché non si può andare avanti in questo modo che fanno i video e tutto. Pensi sia una questione uno non dovrebbe neanche avere i cellulari in classe o piuttosto di mancato rispetto nei confronti dell'insegnante? Mancato rispetto nei confronti dell'insegnante, perché l'insegnante studia, fa studiare i ragazzi e loro non devono fare così, mentre l'insegnante spiega a messaggiare su WhatsApp, Facebook, così. Quindi eventualmente saresti a favore o contro proprio l'abolizione totale dei cellulari in classe? Dei cellulari in classe, io secondo me bisognerebbe o tenerli spenti o toglierli. Sì, benissimo, benissimo. Come mai? No, possono telefonini accesi in aula durante lezioni. C'è regole, devono rispettare regole. Quindi molti genitori sono intervenuti in difesa dei loro figli sospesi sostenendo l'arbitrarietà della requisizione dei telefoni. Quindi secondo lei è giusto, appunto, come diceva, vietare l'utilizzo dei cellulari durante le lezioni? Durante le lezioni i telefonini devono spegnersi. I genitori sbagliano. Tu cosa ne pensi? Che ha avuto ragione a sospendere, ma però c'è la privacy degli studenti, non potevano guardare i telefoni. Potevano massimo... avere una richiesta dei genitori, chiedere ai genitori di guardare i telefoni. Lei cosa ne pensa invece della privacy? È d'accordo? Privacy è privacy, però su lezioni non devono accendere. Se suo figlio dovesse andare a scuola col telefono, quindi se la chiamassero dall'istituto dicendole che lo utilizza durante le lezioni, lei cosa direbbe? Forse in punizione faceva. È giusto. Sì, non stata ben contenta, però se sbaglia lui... Allora dobbiamo reagire.